Buongiorno, benvenuti su CarArt qui da Garage d'Epoca. Oggi avrò l'onore e l'onere di intervistare Antonio, ideatore appunto di CarArt. Io e te ci conosciamo Un po', già da un po', sì. però oggi avrò il piacere di approfondire un po' la tua conoscenza con un po' di domande giuste, diciamo, ecco. Ma no, io finalmente mi siedo da questa parte. È più comodo qua. Non succede spesso. No, no, non è mai successo finora. Ascolta, volevo appunto cominciare facendoti una domanda semplice ma che spiega molto di te, ecco. Da dove nasce la tua passione per le auto storiche? Copiate questa domanda? Molto simili. Allora, la passione per le auto storiche è co come per te, come per la maggior parte delle persone, deriva da chi ci ha preceduti. E quindi sì, mio padre era appassionato. Io sono nato l'anno o l'anno dopo di quando hanno iniziato a fare la fiera di Automoto d'Epoca a Padova. E da quando sono piccolo io vado, frequento quella fiera, quindi tutti gli anni immancabilmente dovevo esserci. Da bambino non ero tanto felice perché a me piacevano le auto contemporanee a me, vale a dire anni 80 e 90, e lì invece a quell'epoca, ad Automoto d'Epoca, c'erano solo auto ante 70, Quelle che all'epoca erano quello che d'epoca. all'epoca erano d'epoca, esattamente. Però in quella fiera io ho capito una cosa importante. Io sono molto sensibile dal punto di vista del design, quindi delle proporzioni e dell'estetica. E lì ho capito che l'estetica, la bellezza non ha età. Io ricordo anche una Giulietta Spider, ricordo che ho visto il laterale, lì ho capito che la bellezza non era solo ciò che era di moda, ciò che mi piaceva vedere nelle automobili, ma era una questione di equilibri, di proporzioni, e di conseguenza lì ho cominciato a capire tante cose. E di conseguenza, appunto, il piacere e l'amore per l'auto d'epoca è sbocciato. Poi c'è stata un'altra fase, vale a dire quando ho cominciato ad invecchiare io, che inevitabilmente. E le auto storiche, le auto di un tempo erano quelle mie coetanee, cioè le auto anni 80 e 90 che io apprezzavo molto. Complice il fatto che l'automobilismo sta andando in una direzione che non mi piace affatto, l'automobilismo contemporaneo, e direi che l'auto d'epoca, l'auto storica, l'auto di un tempo è assolutamente il mio ambito, ecco, decisamente. Ma parlando sia di automobili che siano storiche o che siano moderne, tra tutte queste categorie, qual è la tua categoria di auto preferita e perché? Senz'altro le Gran Turismo. Non ci sono dubbi a riguardo. Apprezzo tutti i veicoli, tutte le automobili, anzi, mi piacciono le hot hatch, amo le berlinone di un tempo. Apprezzo anche le Spider, anche se ho cominciato ad apprezzarle abbastanza con la crisi di mezza età, abbastanza dopo, abbastanza più Più avanti. recentemente, Sì, diciamo. recentemente, però assolutamente per me la Gran Turismo, il coupé, il grande coupé che può essere declinato sportivo, nella sportività, ma comunque continua e consente comunque un'abitabilità, una comodità tale per cui può permettere anche il suo utilizzo, o meglio, può far sì che lo scopo fondamentale dell'automobile venga mantenuto, vale a dire il rendere l'uomo libero. Io so che con una berlinetta a due posti o anche a quattro coupé, so che sono nella macchina più bella possibile, nella sua conformazione in cui le proporzioni sono più equilibrate, so che può essere dotata di motori nella loro più bella forma. E so anche che vi sono automobili che permettono di fare grandi viaggi senza alcun sacrificio. Certo.
E parlando appunto di CarArt, ecco, con CarArt stai appunto trasformando quella che è una passione in un'attività. Quando è successo che hai deciso di trasformare appunto questa passione in un'ipotetica attività? Sì, quando ho capito che il tempo stava iniziando a passare, anche per me, perché noi tendiamo sempre a vederci giovani, eternamente giovani. E purtroppo vivendo ognuno nei propri panni hai questa sensazione di, che il tempo sia quasi illimitato. E io ricordo che ho sempre avuto questo grande stimolo, questa passione, il dover fare qualcosa in quest'ambito. A 30 anni mia moglie era incinta e quindi stavo per diventare papà e in quel momento ho cominciato a capire che il tempo stava andando avanti. Certo. E allora ho detto, vabbè, è inutile lamentarsi dei sogni che non vengono mai raggiunti, bisogna iniziare, ci si prova, altrimenti che vita è? E allora ho per gioco, assolutamente per gioco, senza nessun tipo di aspettative, ho iniziato a sondare il terreno e a capire cosa realisticamente avrei potuto svolgere in quest'ambito, nell'ambito automobilistico, non solo delle autostorie. Certo. Dopo, da allora, ho capito che sempre di più quale progetto doveva prendere forma. Fino a, l'anno scorso, momento nel quale ho preso una decisione importante di dire investo seriamente in questo progetto di comunicazione, valorizzazione dell'auto storica e da collezione, anzi, e mi sto buttando e ci stiamo buttando tutti a capofitto in questo progetto. Questa avventura, ecco, avventura che appunto è composta da vari elementi del team Sì. che hai conosciuto e che hai deciso di coinvolgere nel tuo progetto, ecco. Come ci hai conosciuto, ecco, come hai conosciuto i membri del tuo team e perché hai deciso di condividere appunto con noi questo tuo progetto? Beh, diciamo che cronologicamente ho conosciuto prima Chiara, Chiara la conoscevo da quando era ragazzina, sapevo che era molto appassionata di quello che studiava, quindi lingue, era una persona della quale mi fidavo ciecamente, quindi appena ho avuto la necessità di un traduttore, chiaramente mi sono rivolto a lei. Lei si è dimostrata sia disponibile che entusiasta della richiesta perché anche lei in famiglia vive la passione delle auto storiche e di conseguenza ha sempre dimostrato sia disponibilità che appunto partecipazione. E quindi il primo video in assoluto che ho fatto l'ho fatto con un filmmaker e con lei. Poi io ho realizzato da allora altri lavori e quegli altri lavori sono stati svolti tutti con Alessandro perché io volevo che il filmmaker non fosse un filmmaker qualsiasi, cioè Certo. qualcuno che fosse bravo anche nel suo lavoro, ma non avesse quello stimolo, sia per una questione di credere nel progetto, sia perché volevo che avesse quella sensibilità che solo un appassionato riesce ad avere. Giustamente. E quindi ho conosciuto Alessandro. E Alessandro, ricordo, una volta in pausa pranzo ci siamo trovati in un centro commerciale e ci siamo conosciuti di persona in quel modo. E credo un paio d'anni prima del primo lavoro che abbiamo fatto insieme. Quindi lui è rimasto, ha continuato a vivere la sua vita, io la mia. Però siamo sempre rimasti in contatto e appena c'è stata la possibilità abbiamo realizzato il primo lavoro. E con quel primo lavoro ho capito che c'era sintonia e di conseguenza poi gli altri sono andati lisci e dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche della motivazione è sempre stato un crescendo. Certo.
Francesco l'ho conosciuto perché le due famiglie, la mia famiglia e la sua famiglia, sono da sempre amiche. E lui si era appena laureato in comunicazione, ma serviva qualcuno che gestisse il sito, che gestisse la parte digital, diciamo così, del progetto. E quindi, quando ho iniziato a voler fare le cose più seriamente, mi sono rivolto a lui e sono rimasto molto, molto sorpreso di come abbia subito intuito quello che volevo. E poi ho incontrato un Emanuele Romano a caso, e l'ho incontrato grazie ad Alessandro Cester, che mi ha messo in contatto con te. O meglio, io ti ho conosciuto perché ho letto un tuo post su un fabbricato a me molto caro che avevi scovato nei tuoi giri in moto, Caso, peraltro. per caso. Mi ha colpito non solo, vabbè, quell'occasione, ma anche il fatto che tu ne avessi parlato con una sensibilità particolare. E allora, appena ho potuto e appena ho deciso di mettere in atto questo progetto in modo più serio, mi sono detto, proviamo a sentirlo perché avrei bisogno di una persona nella quale riconosco la sensibilità di cui ha bisogno Carhartt. Io ti ringrazio per avermi coinvolto, ecco. Grazie E a questo proposito vorrei farti una domanda. Avendo parlato di questo progetto, parlando un attimo di lungimiranza, come lo vedi questo tuo progetto, sia di passione che di vita tra 5 anni, ecco? te. Mi hai copiato tutte le domande, però. Vero? Siamo Sembra quasi le proprio. abbia scritte io. Ascolta, no, tra 5 anni, sicuramente non potrò andare in pensione. Anche se le cose andassero benissimo. Ma in ogni caso, anche potessi, non lo farei, perché quello che facciamo mi piace troppo. E noi siamo di una generazione nella quale credo che la pensione non esisterà praticamente. Quindi il motivo per cui ho voluto investire in questo è stato anche per dire: ma cosa potrò fare da vecchio? E la risposta è stata: potrò fare quello che mi piace. E magari tarandolo chiaramente con le condizioni di salute, un giorno in ospedale, l'altro giorno lavorare, eccetera. E tra 5 anni spero di non essere preso già così, ma comunque spero di vedere dei risultati tangibili, non solo dal punto di vista della fattibilità della cosa, ma il fatto che Carhartt possa essere riconosciuto in ambito automobilistico, cioè tra i collezionisti che inizia ad avere una sua nomea, e venga riconosciuto come un qualcosa che apporta valore al comparto dell'auto da collezione. Questo sì. E io personalmente tra 5 anni spero di divertirmi. Certo. E, Dulcis in fundo, vorrei farti la stessa ultima domanda che hai fatto a me prima, appunto, valutando l'automobile sotto i 3 aspetti più importanti per l'appassionato, ovvero sia il design come primo aspetto, la guida come secondo aspetto e non meno il suo valore storico, cioè l'importanza delle vetture e della storia dell'auto. In base a questi 3 criteri, vorrei che tu mi facessi la tua graduatoria di questi 3 aspetti, ecco. Allora, sì, chiaramente nel corso della vita cambiano, queste priorità cambiano. E io sono nato appassionandomi all'automobile per il design e quello non cambia mai. Quindi io apprezzo tutto, ma se devo acquistare un'automobile, se devo valutarla come un qualcosa che deve rimanere nel mio garage, sicuramente. E il design è la prima cosa che guardo. E poi ci sono stati momenti nei quali la guida ha prevalso, complice la stazza, complice quello che stiamo facendo, complice tanti altri fattori. E credo che attualmente
dal punto di vista della sua storia sia un po' più coinvolto da quella io attualmente. Perché nella sua storia appunto c'è il trasporto emotivo, quindi io riesco a provare emozioni anche grazie a quello. Poi, se anche grazie al nostro progetto riuscirò a sedermi di nuovo su un'auto da corsa o su un kart, eccetera, probabilmente la guida tornerà ad essere prevalente sulla storia del veicolo e su quello che ha lasciato sia in me che nell'automobilismo. Però attualmente credo che le priorità siano queste. Ottimo, ti ringrazio. Ah, grazie a te. Ti ho conosciuto meglio oggi, grazie per avermi risposto a queste domande e grazie per averci ascoltato. Alla prossima. Ciao!